Vediamo, provo a spiegare questa volta da qui quali sono i problemi, insomma, che comportano la gestione di un canale di YouTube per lungo tempo. Poi per un canale tipo il mio, che un po' è diverso da molti altri, insomma, no? Che si basano su un prodotto che si combina facilmente, no? Su una canzonetta, su qualcosa, e poi arriva anche a monetizzare, insomma, il che non è una cosa da poco quando la monetizzazione è consistente, no? Personaggi realizzano decine di migliaia di euro al mese. Chi parte per fare un canale come il mio non può, cioè mette via qualsiasi ambizione in partenza, no? C'è un, come dire, c'è un rapporto inversamente proporzionale tra la qualità delle cose che si fanno e i risultati che si ottengono. Insomma, qualcuno dice che se un canale che fa cultura in qualche modo raggiunge un successo, vuol dire che non fa cultura. Forse è un paradosso estremo, però insomma è anche così. Ma ci sono tante difficoltà di ordine pratico, che proverò a spiegare, difficoltà, insomma, tanti problemi, insomma, che si pongono. Intanto si comincia così, no? Si comincia un po' per gioco e non si sa cosa succederà. A volte si comincia così, prendendo spunto da cose, se non si ha un'idea ben precisa, se non si ha un progetto. Quindi se non lo si fa con una visione commerciale, intanto, no? Perché è chiaro che se io metto su un negozio e faccio un progetto commerciale, faccio prima un piano, no? Un business plan, stabilisco gli investimenti, stabilisco tutto quanto, mi faccio male magari un prestito, un credito dalla banca, e quindi devo dare garanzie. Con questo comincio, quindi devo avere delle garanzie, devo avere una struttura di tipo finanziario. Ma se io comincio così per gioco a fare un qualcosa, siamo all'inizio, per riempire anche il tempo, per dire c'è questo mezzo, vediamo cosa si può succedere, cosa si può fare, soprattutto in un tempo in cui, quando ho cominciato io, fine 2009, in cui YouTube era ancora un coso in fiera, insomma, non si sapeva che contenuti avrebbe dato, no? O sarebbero resi possibile, cosa funzionava e cosa non funzionava, no? Magari vedi un video che ti piace, vedi un personaggio che fa un qualcosa di interessante, nel senso che scopre un'opportunità di usare questo mezzo e magari ti metti in relazione con lui, no? Cerchi di entrare anche in rapporti e contraddizioni e provi a fare qualcosa che ti viene in mente. E quindi sperimenti, no? Fai una cosa. E lo fai con mezzi assolutamente di fortuna. Quando ho cominciato io, ho cominciato con una web da pochi euro, ma quando dico pochi euro vuol dire 3, 4 euro, 5, insomma, no? Quindi con mezzi che sono assolutamente ingenui, no? E provi, insomma, così ti butti a fare delle cose per scherzo, senza sapere cosa potrà succedere, cosa avverrà, no? E continui se questo gioco ti viene in mente, non so, poi anche uno strumento, uno pensa una cosa e la dice, no? La dice, vede cosa ne pensano gli altri, ma quando cominci così spesso non succede niente, no? Non succede niente. Ti guardano 3-4 persone, 5, tu continui, vai, fai un video, due video, tre video, quattro, cinque, e non succede niente. Come dire, se tu parli a te stesso, a un certo punto dici: no, se devo parlare a me stesso, è inutile che mi metta davanti a una web che poi provi a postare. Poi ci sono dei limiti di tempo, cioè, no, non conosci poi bene quella che è la situazione, né le potenzialità del mezzo, né il fatto che, insomma, capisci dopo poco che devi essere molto breve, molto conciso, se no non ti guarda nessuno, i tempi sono diversi. Soprattutto quando si ha un'età come la mia, no? Si deve agire su tempi molto, molto brevi, no? Da questo punto di vista, per esempio, Maddalena, con la quale mi è capitato di parlare, Maddalena 61, lei che aveva cominciato prima di me, aveva
studiato e aveva capito che bisognava fare delle cose molto concise, molto precise, molto. E lei era anche molto precisa, guardava e riguardava e tagliava, insomma, no? Quindi faceva questi prodotti finiti, belli, insomma, interessanti e si limitava su tempi di 3-4 minuti, insomma, no? Però era una persona giovane, carina, che si presentava bene, insomma, no? Faceva queste cose, attrice, insomma, no? E quindi era capace di cogliere un pubblico giovane, no? Anche, e devi anche capire. No, in base all'età che hai, in base a quelle che sono le tue prerogative, anche fisiche, anche comunicative, insomma, no? Del pubblico a cui ti puoi rivolgere. Se hai determinate prerogative, puoi raggiungere un pubblico di ragazzi che è quello che poi ti permette che si diffonda. Ma se sei una persona anziana, insomma, no? Se non hai quella immediatezza di comunicazione, perché magari le cose le pensi, non le butti là così, il pubblico che puoi raggiungere è un pubblico molto più ristretto, a volte molto più selezionato, però è un pubblico con quale rimani lì. All'inizio non raggiungi neanche questo, perché fai delle cose che così, insomma, ci giochi, no? Ci giochi e ti metti, almeno a me è capitato, no? Cerchi di tirare fuori alcuni lati del tuo carattere che magari non avevi mai avuto l'opportunità di mettere in gioco, perché insomma, no, nel lavoro devi essere un professionista serio, devi mostrare, insomma, in famiglia devi avere il tuo ruolo, queste cose qua, e quindi insomma, qui un po' ci giochi, ti lasci andare, eccetera, eccetera. Lo fai con mezzi assolutamente impossibili e provi. E provi un anno, 2 anni, 3 anni e non succede niente, insomma, no? 4 anni, se io guardo il grafico, insomma, no? Dell'andamento del canale nel corso di questi anni, trovi una linea che è praticamente piatta per 5-6 anni, no? E in questi anni poi ti accorgi che hai postato tante cose, io non mi sarei mai immaginato, andando a riguardare le cose del passato, di avere detto tante cose davanti a una web, insomma, no? Così un po' di tutto, ma buttandomi là, senza essere esperto, senza essere niente. A volte qualche riflessione un po' sulla medicina, sul sistema medico, la fai in maniera più consapevole perché ci sei stato dentro per tanto tempo, così, ma nessuno se la, diciamo, non so, per usare una brutta parola, ma insomma, nessuno. La bada, a volte la dice anche in maniera così poco interessante, poco formalmente, no? Perdi l'autorevolezza perché ti butti come gioco, cerchi di scherzare, insomma, no? Prendi la cosa non troppo seria. Dopo cosa succede? A me, per esempio, è successo che vedi quello che ti si muove intorno, no? E vedi tanta stupidità spesso, no? E allora ti viene da prendere in giro questa stupidità, insomma, no? Perché vedi che questa stupidità funziona, allora ti dici, ma è possibile che siamo in mezzo a un mondo in cui la stupidità così prende piede così facilmente, soprattutto ha questo seguito, raccoglie questo seguito, e allora cerchi di farne anche una satira di queste cose, ma ovviamente la fai senza mezzi, sei da solo poi, no? Sei da solo e quello che ti inventi non lo poni neanche in discussione con altri, tra l'altro non ti guardano né i figli né i familiari, insomma, sono cose che fai così nella tua nicchia per conto tuo, insomma, no, rimane un'attività. E poi però magari ti accorgi che nascono dei problemi, no? Ci metti un ammuino, ci sono problemi di copyright, per caso nel fare una satira vuoi riferirti a qualcuno e prendi 2 secondi di un video di un altro, ti accorgi che rischi di ricevere una segnalazione, magari ti bloccano il canale, ti bloccano il canale, il canale prende, come dire, acquista una cattiva fama e ti fermano per 6 mesi, non puoi più fare, all'inizio i video non li puoi fare più di 10 minuti, poi non si potevano fare più lunghi di 15 minuti, quindi era chiaro che no. No, non potevi pensare di postare, per esempio, un libro intero, no? Prima di raggiungere i tempi necessari per o di essere
quel personaggio che può superare i 15 minuti per un post, devono passare anni, devi avere un ma non nasce niente perché in realtà tutto rimane lì, non si parte, non ti vede nessuno. Allora, non lo so, ti accorgi che nascono all'interno del web tanti meccanismi per cui io mi scrivo al tuo, tu ti scrivi al mio, cosa che non ho mai fatto e non faccio. Oppure non so se paghi un determinato cosa, ti comprano un determinato numero di visualizzazioni, così no. E tu mi dici no, per me è un gioco che non voglio cadere in meccanismi e non ci sono mai caduto, per fortuna, no. Però ti accorgi che non succede niente. Allora, questo, dietro questo cosa ci sta? Poi ci stanno giochi di commenti, di polemiche, di queste cose qua. Allora magari cerchi di difenderti dalle polemiche, no? E quindi ne nascono anche dei video così, insomma, a volte polemici, ironici, satirici, sarcastici, cose che però spesso rimangono ancorate al tempo che trovano, no? Mezzi cattivi, modalità così, attività giocosa, non sai cosa succederà. Provi, no? Non so, io ho provato anche a postare le mie musiche, ma anche le mie musiche, cioè le cose che suonavo al pianoforte, no? Fatte con un pianoforte digitale, con un sacco di rumore di fondo, non pulite, senza sapere come si registra, poi una cosa così. Sono cose che poi a riascoltarlo e fanno schifo, insomma, non sono sostenibili, no? E poi ti accorgi che invece intorno a te, nel tempo, queste cose crescono, cioè anche chi ha cominciato con mezzi poveri, no? Mano a mano la qualità delle immagini migliora, la qualità di video, cioè quei canali che funzionano in qualche modo, ti accorgi che sono stati presi da qualcun altro, perché spesso sono canali in cui si vende, no? E allora c'è chi vuol vendere, che paga, che finanzia, che struttura, mette in studio, allora vedi tutte le belle immagini, nitide, perfette, rosa, gialle, con tutte le scenografie, con l'audio perfetto, con i tempi misurati, con tutte queste cose qua. Cioè, vedi che intorno a te il mondo di YouTube acquista un'immagine e acquista una modalità di comunicazione che è legata alla vendita. Ma basta guardare poi la pubblicità che passa in televisione per capire come ci sia in quella pubblicità un lavoro, no? Un investimento e una raffinatezza, no? Dico, ci sia tanta gente che ci lavora, gente esperta, no? Ma tu invece non sai niente, no? Non hai nessuna esperienza, lo fai così. Ma è chiaro che siccome quello che fai tu lo fai per gioco, sei una persona che non sei, come dire, non sei comunicativa, non ti rivolgi al mondo dei ragazzini, non puoi essere strumentalizzato per vendere un prodotto particolare, anzi. Se cominci a leggere magari delle cose e non fai semplicemente come dire, la promozione di un libro, no? La recensione di un libro per venderlo e quindi diventa interessante per le case editrici, ma se tu magari leggi un brano così e poi ti rivolgi a una letteratura classica, così, insomma, non sei interessante, anzi, se leggi, e poi tanto più se poi leggi il libro intero, insomma, diventi concorrenziale, no? E poi tante cose si muovono intorno a te, no? Nel frattempo, da quando ho cominciato io, sono nate, hanno capito che gli audiolibri funzionano, no? O almeno per un certo tipo di mercato ancora iniziale in Italia, no? E allora ci sono messe le grandi lobby, no? Quali sono i sistemi di vendita? Sono quelli che assomigliano a quelli di Skype, no? Ti do tutto quello che è disponibile e pago un abbonamento al mese, cioè mi dai di 120 euro all'anno, ti metto a disposizione un grande magazzino di cose. A questo punto, però, se paghi, uno ha diritto di avere la qualità. E allora le tue cose fatte così, con la telecamera,
con la piccola web, no, non funzionano più. E nel frattempo non funzionano più neanche le altre cose che facevi, no? E poi, appunto, ti trovi sempre a non sapere dov'è il limite, no? A volte leggi un racconto di Buzzati, che magari ci stai 10 minuti, un quarto d'ora, e qualcuno ti dice, ma insomma, i diritti, puoi farlo, puoi leggere un racconto di Buzzati senza violare il copyright, perché tu non sai mai dove sta il copyright, dove sta il limite, no? Il traduttore, quindi leggi anche un'opera di 200 anni fa, ma poi non italiana, che è stata tradotta, a quel punto non sai mai dove stanno i diritti. E tu che non sai la grossa casa che può pagare i diritti, eccetera, eccetera, no? Ma che fai queste cose gratuitamente, sei sempre sospeso in un filo dove non sai mai quando a un certo punto puoi trasgredire, no? Digredisco un attimo, ma insomma l'altro giorno facevo una strada per andare, mi avevano invitato a pranzo, andare a casa di questo amico, c'era, ogni 100 metri c'era sai, gli ometti che ti segnalano la velocità e che ti misurano la velocità, ed era una strada provinciale in cui non c'era limite, insomma, di velocità, e quindi uno in teoria sa che in una strada provinciale dove non c'è un limite potrebbe fare i 90 all'ora, ma questi qua, e io ero in panno perché, come dire, non c'è nessun cartello, non c'è nessun, e c'è questa cosa qua, e se faccio più di 50 all'ora magari mi trovo la multa a casa, e proprio 100 metri ne trovavo un'altra. Insomma, sono questi messaggi, no? In cui tu ti muovi, ma non sai mai se ti arriva la multa a casa, oppure se a un certo punto YouTube o qualcun altro ti chiude il canale, perché non è chiaro il messaggio? E se tu cerchi di parlare con YouTube, no, non ti risponde, cioè tu non hai un canale, a un certo punto ti trovi, non so, ti trovi la violazione del copyright per un video che è tuo, che per una musica del 700 che suoni, no? A me capita quasi sempre, insomma, quando suono musica, anche storica, cioè, mi trovo automaticamente la violazione del copyright perché viene attribuita a qualcun altro. E poi sai bene, a volte ho anche protestato, e quando protesti spesso poi la casa ti ribadisce che no, che si mantiene la cosa della violazione dei diritti, insomma che l'ha fatta lei e non tu, no? Anche se è chiaro, evidente che l'hai fatta tu, perché si vede. Però insomma, succede, a questo punto te la devi incartare, insomma, no? C'è sempre il rischio della perdita come dire, di reputazione del canale. C'è il rischio che comunque anche te lo chiudono, se te lo chiudono automaticamente, come dire, perdi tutto da un giorno all'altro. Cioè tu ti trovi un avviso che da quel momento è finita, no? Muoversi si impara un po' alla volta, ma non si impara mai. Non si impara mai del tutto. E quello che si fa all'inizio poi si va sperimentando, si va ridefinendo, no? Nel mio caso poi insomma mi sono accorto che nei primi anni ho fatto soprattutto dei piccoli interventi su tante cose, su tanti problemi, video di lettura veri e propri non ne avevo mai fatto, non avevo neanche gli strumenti, i mezzi per farli, no? I primi 3, 4, 5 anni sono andati un po' così, guardando intorno, ho cercato una piccola telecamerina, qualche video così, che però insomma erano cose che non funzionavano. Poi insomma, poi un po' alla volta ho cominciato a leggere un po' di più e aumentando i tempi, la possibilità di postare delle cose anche lunghe, ho provato anche a leggere. Nel frattempo qualcuno se n'è accorto, non qualcuno che, come dire, che ti pagasse per quello che facesse, cioè un qualcosa di industriale, ma se ne sono accorti dei ragazzi e degli amici che hanno fatto un'applicazione e che mi hanno chiesto di poter usare il mio materiale, insomma, ovviamente gratuitamente, insomma, no? Perché il loro problema credo fosse quello di avere un tempo di visualizzazione, no? Perché anche YouTube ha cambiato il metro di giudizio, no? Non guarda più le visualizzazioni, guarda i tempi di fidelizzazione, cioè quante ore fai di visualizzazione, quindi quante ore stanno coloro che ti guardano nei tuoi video.
E quindi se ne sono accorti loro e hanno preso, si sono scaricati alcuni dei video, insomma, di lettura, li hanno postati nella loro applicazione e qualcuno di più ha cominciato a conoscere il mio canale. Conoscendo il mio canale, si sono avvicinati, si sono iscritti e diciamo il canale da quel momento è un po' cresciuto e ha continuato anche a crescere abbastanza gradualmente, insomma, ma a quel punto lì ho detto anche, vabbè, insomma, se funzionano le letture così, se piacciono, come dire, sono un contributo che si dà, no? Anche alla cultura della gente. Però nel momento in cui ho fatto questo, ti trovi poi a concorrere con i grandi, no? Audible e chissà chi, che vendono un prodotto dove ci sono i migliori lettori, eccetera, eccetera, dove uno pagando ha un accesso a tutto il mondo degli audiolibri, no? E quindi ti trovi a qualcosa che è venuto dopo magari di te, ma che ovviamente è molto più forte di te, col quale non puoi competere. Nel mio piccolo io avevo anche provato a dire, vabbè, insomma, poi nel mio canale ascoltate solo la mia voce, magari è giusto che ascoltate anche delle altre voci, vi metto a disposizione altri audiolibri, sono andati a cercarli, audiolibri che si possono trovare gratuitamente in rete, eccetera, eccetera. E ho provato anche a metterli, cioè ad aggiungere, a dare un. Però anche questo poi alla fine è stato penalizzato, insomma, no? Cioè, e quindi niente, ho dovuto togliere anche questa ulteriore possibilità, no? Di far ascoltare altre voci oltre le mie. Però, tra l'altro, mi sono accorto che se poi tu metti anche altre voci oltre le tue, poi alla fine. Si perde anche quella che è la caratteristica dell'individualità. Uno viene nel mio canale, penso, per sentire le mie letture, poi gli piacciono, non gli piacciono, è un problema suo, andrà da altre parti. Ma se viene qui, penso, è meglio che trovi le mie. No, sta su un posto dove sa quello che trova. Anche questo è stato un tentativo. Ho postato molti audiolibri letti da altri, che a me piacevano, che potevano essere una ricchezza, secondo me, però poi si pongono sempre dei problemi pratici all'interno dei quali bisogna prendere una decisione, no? E la decisione è stata quella, anche perché poi, insomma, ho ricevuto proteste, minacce legali per un video che avevo preso, letto da un altro, eccetera, eccetera. Ma no, ma chi me la fa fare? Cioè, perché? Perché devo prendermi delle rogne per altre. Per mettere una lettura che poi, insomma, tra l'altro non era neanche integrale di un libro, sì, di Siddhartha si parla, lo leggo io, insomma, infatti l'ho postato poi letto da me, insomma, no. Era anche un modo per offrire più materiale con meno fatica, insomma, perché tu da solo quello puoi leggere, insomma, il tempo è quello, non è che lo puoi inventare il tempo, no? Tutti questi sono problemi che si pongono, ma adesso io ve ne accenno solo a qualcuno, ma sono infiniti, no? Per dire che quello soprattutto che è stato fatto all'inizio rischia di essere stato, è come un materiale sperimentale, è come un materiale sperimentale, no? Adesso l'ho percepito bene riguardando video per video i video passati. E quindi come materiale sperimentale. Ha un valore sperimentale, ma adesso è il tempo che trova, cioè no, non è più come nella logica della svolta che ha, diciamo, che ha preso il canale anche nel nome, audiolibri, no? E quindi che riguarda delle letture, cercando di fare queste letture, poi ho visto che piacciono di più le letture integrali rispetto agli estratti, no? E quindi cercando di fare delle letture integrali a mia scelta o su suggerimento, ma insomma, comunque letture di libri che siano importanti, insomma, che abbiano un interesse letterario, storico, insomma, ma senza togliere anche a chi poi mi chiede di leggergli delle cose, insomma, no? Che si accinge a scrivere adesso, cosa che faccio volentieri, ho dato la mia disponibilità a leggere. Per giovani autori, insomma, che magari hanno piacere di sentire i loro libri o i loro racconti, no? Più che altro racconti, insomma, poesie,
lette in modo tale da poterle postare, da poterle anche far conoscere. Anche questa, così, insomma, un'attività, una componente di questa attività. Tutto quello che ho, non tutto, insomma, salvando qualcosa del primo periodo, insomma, no? Quello si può togliere senza nulla togliere al canale, e questa è la scelta che ho fatto di togliere, anzi, insomma, dandogli maggior chiarezza, insomma, no? Facendo capire che il canale ha preso questo indirizzo, che è quello che obiettivamente ha preso in questi ultimi tempi, no? Ecco, per cui, insomma, morale dopo questo sfogo, insomma, la morale era quella per dire che ho tolto, sì, molto materiale, quasi 2000 video, però è materiale che io sento un po' come una zavorra che mi portavo dietro. Ma all'interno di questo materiale, quello che ritengo, anche qualche estratto, come mi chiedeva uno di voi, insomma, no? Magari lui, Moby Dick, preferisce magari ascoltarselo per piccoli brani, ecco, così. Qualche estratto di quel materiale di lettura che era stato fatto negli anni precedenti, lo rimetterò, quindi ha la possibilità di riattualizzarsi, insomma, cioè quel materiale che è stato proposto quando avevo 200 iscritti e che non ha visto nessuno e che non è più raggiungibile, perché credetemi, non si riesce a risalire a quelle cose là, insomma, non ci riesco a risalire io, figuratevi se riesce a risalire uno che si appresta al canale così, no? Ecco, allora magari quelle cose che sono da salvare, secondo me, di quei video fatti allora, magari la rimetterò, la riattualizzerò, quindi insomma avrete la possibilità, o ci sarà la possibilità di guardarla comunque e resterà, no? Perché insomma farò anche un filtro legato alla qualità, insomma. Non dico che deve essere buona, ma deve essere almeno presentabile, insomma. No, volevo togliere le ansie, la mia follia, togliere dal canale queste cose qua. Insomma, ho rimosso queste cose. Sono un po' una zavorra, insomma, no? Che ormai non erano più accessibili. Non... Di queste cose, comunque, rimetterò quello che, nonostante tutto, vale la pena salvare. Anzi, e se vale la pena salvare, secondo me vale la pena riattualizzarlo. Vale la pena ripresentarlo adesso, che non ci sono più 100 iscritti, ma ce ne sono 17.000, quindi è più probabile che qualcuno lo guardi o lo riprenda in considerazione questo video. Niente, volevo smontare le ansie, insomma, del fatto che ho tolto materiale così sperimentale in cui mi sono mosso all'inizio, eccetera, eccetera. Perché dopo questi movimenti, questi tentennamenti, questo oscillare un po' di qua e di là, questo mettere dentro di tutto, il canale ha preso un indirizzo, insomma, no? Allora è meglio che questo indirizzo sia chiaro. Volevo tranquillizzare che per quello che riguarda le letture importanti, insomma, di racconti importanti, di queste cose qua, tutto rimarrà come prima, ecco, insomma, quindi non toglierò niente di quelle che sono le letture, insomma, di quelle che è la possibilità di ascoltare per voi letti, racconti o altro. Anche perché questa attività poi è cominciata fondamentalmente nel 2015, insomma, prima no. Non c'era, leggevo qualche estratto così, ma letture, insomma, complete di racconti, di cose, insomma, anche lunghe. Sono cominciate sostanzialmente 2014-2015, ecco. Quindi di questo non perdete niente. Vale questa cosa che la farò col tempo, lentamente, insomma, no? Ma anche perché, come dire, ci sono letture disperse in 15-20 video che si possono concentrare in due video, quindi sono molto più facili da prendere e da ascoltare. Adesso con gli strumenti di ascolto, insomma, no? C'è la possibilità di bloccare e poi di riprendere l'ascolto da a
anche dal telefonino, no? Dal momento in cui si era lasciato. Quindi le concentrerò, quindi sarà meno dispersivo, ci saranno la possibilità di avere meno video, ma più densi, più concentrati all'interno del canale. Poi chi vuole se li può scaricare, quindi fa meno fatica anche a scaricarseli, insomma, no. Ecco, volevo essere tranquillizzante la cosa. Poi la storia, sì, vabbè, insomma, c'è sempre una storia del canale, può essere interessante sapere, ma questo voglio dire, quando sarò morto ci sarà un culto ci sarà il culto della mia persona come figura leader del mondo di YouTube, scherzo naturalmente, allora forse qualcuno come dire, perderà l'occasione di ricostruire la storia di YouTube dalle origini, ma allora dovrebbe ripartire dalle origini della mia vita, insomma, per ricostruire tutta la storia del personaggio. Sono sicuro che questo non accadrà, quindi limitiamoci a considerare l'esistente, insomma, no, l'esistente è che il canale si muove soprattutto sulle letture, sugli audiolibri, insomma, che il canale si trova in concorrenza con dei giganti che non, concorrenza, chiamiamola, volente nolente, insomma, con dei giganti che hanno alle loro spalle attori famosi, possibilità di offrire un mercato enorme e che quindi rimane un qualcosa di nicchia, volendo o nolente, insomma, per quelli che gradiscono questo modo, insomma, di familiare, informale, di presentare le cose, insomma, artigianale, che io spero di continuare a fare finché le forze mi reggono, finché mi regge la passione. Volevo tranquillizzarlo, che lo faccio per passione, insomma, se dovessi avere qualche altra motivazione o aver avuto qualche altra motivazione, a quest'ora sarei a fare altro, insomma, non continuerei a stare qui. Ringrazio quelli di voi, insomma, no? Che comunque apprezzano, che trovano compagnia, che mi dimostrano, l'hanno già fatto tante volte e continuano a farlo, insomma. È complesso, ripeto, no, non è così semplice. Chi lo vede dall'esterno forse pensa così, ma un canale come questo si muove tra mille difficoltà e mille limiti che a volte non sono ben chiari, no? Buzzati ha un copyright o no? Sono passati 70 anni. Leggere un racconto di Buzzati è ancora protetto da diritti, no? C'è chi lo fa, c'è chi lo monetizza, c'è chi non lo fa, ma non si sa. Potrebbe succedere che magari per un racconto di Buzzati letto ti chiudano il canale, non so, è improbabile, ma non si sa. Cioè, ci si muove in un terreno molto, molto ambiguo. Allora bisogna essere anche disposti, quando ci si muove in questo senso, a vedersi da un momento all'altro chiudere tutto. Per questo voglio dire, secondo me, insomma, ho pensato anche ad avere un altro canale, insomma, no? Perché se da un momento all'altro mi chiudono tutto di un canale, perlomeno ce n'è un altro avviato in cui, insomma, e ho salvato i video, magari potrei postare quelle cose che sono meno, sperando che magari ti dicano, perché non te lo diranno, anche perché te l'hanno chiuso quel canale. Perché a un certo punto tu ti trovi la mail in cui diceva da oggi in poi il canale è chiuso. Oppure non puoi più fare certe cose, oppure non puoi più postare un video che sia di più di un quarto d'ora. Ecco, queste cose, insomma, insomma, si vivono giorno per giorno nelle dinamiche. Poi, come dire, poi accontentare tutti è assolutamente impossibile, no? C'è sempre chi vuole una cosa, chi ti dice che sei troppo lento, chi ti dice che sei troppo veloce, chi fai le pause, chi non le fai, chi ha una bella voce, chi ce l'hai brutta, chi così, insomma. Il mondo
A proposito, l'ultimo commento sulla fiaba dell'usignolo e la rosa di Wilde era che è troppo triste e che è una cosa più allegra, insomma, no? Al mondo c'è di tutto, quindi bisogna confrontarsi con un mondo in cui trovi di tutto. A 10 persone piace quello che fai, a 3 persone non piace quello che fai, e a una stai letteralmente sulle scatole, ti vorrebbe fuori, out. Non gli va neanche che esisti, insomma, no. E questa è la realtà. Qui so che mi devo muovere. Volevo anche avvisarvi che di canale ne ho fatto un terzo, che ovviamente ha 30 iscritti, e che voleva, sul quale metterò progressivamente anche lì le fiabe. Che ho letto, ne ho lette parecchie di fiabe in questo canale e le porterò nell'altro. In questo canale in cui ho letto le fiabe, in cui vorrei, che è dedicato esclusivamente alle fiabe, mi piacerebbe che fosse dedicato ai bambini, cioè vorrei trovare uno spazio per raccontare ai bambini. Tra l'altro mi sono accorto che adesso lo sta facendo anche la radio, no? In questo periodo Radio 3 sta dedicando uno spazio, tipo una fiaba al giorno, cosa che avevo inventato già un po' di tempo fa, per i bambini. Ecco, insomma, io ho letto un bel po' di fiabe, sto prendendole soprattutto dalle fiabe italiane del Calvino, che mi sembra siano tra le più interessanti mie, e che leggevo ai miei figli quando erano piccoli. E quindi c'è anche questo canale, se volete farne uso. Adesso troverete anche delle fiabe natalizie. Se volete iscrivervi, far partire qualche, ma soprattutto mi piacerebbe che chi ha dei figli, siccome si trovano tante cazzate, no? In giro rivolte ai bambini, allora, insomma, questo mondo della fiaba popolare, delle fiabe classiche, no? Grimm, Andersen e così via, insomma, è un mondo ricco, è un mondo bello, è un mondo che secondo me riserva ancora tante risorse, tante ricchezze per l'infanzia, finché vivono ancora in quel mondo in cui è ancora possibile comunicare attraverso la fiaba. Dopo comunicheranno attraverso i cellulari e sarà finita, ma ancora a quell'età. Quindi se potete farci, come dire, farci arrivare i bambini, insomma, troveranno delle cose che possono essere interessanti, formative per loro. Esiste anche questo canale, insomma, che è partito da poco, ha 30 iscritti, non è niente, ma un po' alla volta, insomma, potrebbe anche crescere e soprattutto trovare spazio in quella nicchia, poi non è neanche tanto una nicchia, ma che è il mondo dell'infanzia, insomma, che ha bisogno di qualcosa rivolta a lui, che sia formativa, non solo disinformativa, insomma, non solo fatta a livello commerciale, insomma, cominciando a sfruttare anche i bambini, insomma, no? Ai fini del mercato. Ecco, spero di essere stato chiaro, insomma, ribadisco, non, chi ascolta o è legato a questo canale per la possibilità di trovare audiolibri, insomma, letture, chiamiamole letture, insomma, no? Estratti di letture, racconti, poesie, libri interi, insomma, non perderà nulla con il lavoro che ho fatto, insomma, di taglio. Spero che invece lo troverà più organizzato. Ribadisco questa cosa, che un po' alla volta le cose più recenti, più nuove, quindi le posterò su questo canale nuovo. Le altre, quelle, diciamo, dei classici, le terrò su questo canale e continuerò a postare su questo canale tutte quelle letture che sono più tranquille dal punto di vista, o che ritengo essere più tranquille. Poi non si sa mai, un mondo in cui non si sa mai. È chiaro che io non ho
entrata, non monetizzo. Qualcuno di voi, e lo ringrazio, anche qualcuno che ha commentato in questo canale, mi ha fatto delle donazioni. Diciamo così che mi sento quasi in colpa se uno mi fa una donazione di una certa cifra, insomma, no? Cioè, per una certa cifra intorno, diciamo, superiore a 20 euro, insomma, no? Mi sarebbe piaciuto di più che più persone mi avessero fatto delle donazioni di 1 euro, insomma, di una donazione che non, come dire, che non impegna dal punto di vista, insomma, un caffè, ecco, insomma. Sappiate che queste donazioni servono per acquisire mezzi, strumenti, insomma, non certo per vivere, insomma, ecco, non certo per trarre guadagno da quello che si fa, insomma, ma anche per fare quello che si fa ci sono dei costi e quindi, insomma, se queste donazioni sono utili per acquisire strumenti dal computer, dall'hard disk, dal registratore digitale, dalla web, insomma, queste cose che servono. Se poi si vuole fare qualcosa che riguarda poi anche la qualità dell'audio, lì poi le spese vanno su, insomma, no? Il microfono, insomma. Quindi servono a questo, non servono certo non ho bisogno, per fortuna, insomma, comprare altre cose per pagare l'affitto. Vi ringrazio, una buona giornata e buone feste. Arrivederci.